Ibiza è il secondo produttore al mondo di biciclette, è un marchio che è nato 41 anni fa e come sappiamo da anni ha una squadra Pro Tour, e quindi è da anni presente anche nel mondo corsa e quest'anno è con il team Bahrain Victorious e quindi è un'azienda che è in continua espansione e ultimamente sta investendo tantissimo sul mondo elettrico e sul mondo corsa su strada. Certo, Merida Italy è nata nel 2016, è nata tramite una joint venture con Merida Taiwan e degli imprenditori del territorio reggiano e in quei tre anni, come tutte le start-up, l'azienda si è posizionata, ha iniziato a strutturarsi e solo nella metà del 2020 l'azienda ha completamente cambiato passo, si è dotato di una struttura molto più professionale, è stato fatto un nuovo piano industriale e per sostenere il quale piano industriale la società è stata trasformata in società per azioni, l'abbiamo dotata, diciamo così, di una capacità finanziaria adeguata per sostenere un fatturato che nell'arco dei prossimi due anni ci vedrà quadruplicare il volume d'affari. Si presume che, ripeto, andando nei primi cinque distributori in Italia si possa andare a posizionarsi con una gamma completamente, una gamma molto vasta. La crescita di cui ti dicevo prima sarà sicuramente supportata da l'intervento sul campo di Daria Quaroli, che è il nostro nuovo direttore marketing, che affianca il nostro direttore commerciale Gianluca Buonanomi. Sono due ex campioni del mondo in due diverse discipline e la figura di Dario in particolare sarà caratterizzata da un marketing sul campo a fianco e a supporto dei vari negozi in modo da essere assolutamente in grado di offrire l'assistenza, la collaborazione e il supporto per tutti i nuovi passi che dovremo fare insieme ai nostri clienti. Thank you.